Amici di Non Sono Miss, sono in compagnia di Wanda May. No, Elisa. Amici di Non Sono Miss, sono in compagnia di Elisa Meigis. Ciao Elisa. Hola. Elisa è regista teatrale della Ciao amici di Non Sono Miss, sono in compagnia di Elisa Meigis. Ciao Elisa. Ciao. Elisa è regista teatrale di Santa Semana de Salvador. Isto. Come nasce questa iniziativa? Todos os anos em Salvador, nós utilizamos a linguagem teatral para pegar temas bíblicos e fazer encenações teatrais. Ecco, io farò una sintesi. Prende origine questa manifestazione da un passo della Bibbia, evento che si ripete ogni anno. E in cosa consiste questo spettacolo che tra poco tratterete? Hoje teremos aqui no Centro Histórico de Salvador uma primeira cena, que é a cena do Lava Pés. Depois teremos um poema com a atriz negra e logo em seguida teremos a cena da Santa Ceia. Ecco, loro stasera simuleranno la prima cena, dove verrà fatto il lavaggio di piedi di Gesù Cristo, che ricordiamo il loro Gesù è nero e con treccine. Quindi a tra poco vedetevi le immagini. Ok. Energia, perfetto. Okay, ci mettiamo con le spalle così, vediamo. Tu dici là, non è più bello. Per la Praça do Terreiro de Jesus, pela Praça da Sé, venham à frente da catedral. Uno, vai. Ragazzi, pensate che ho beccato una mia collega, lei è Wanda Scesi, un'importantissima giornalista di una TV nazionale di Bahia. Ciao Wanda. Hola, tudo bem? Tutto bene. Wanda, come mai segui questo evento? Esse evento que comemora a Semana Santa e o diferencial é porque os atores são negros e o que representa Cristo é o negro Rastafari. Perché loro qui a Bahia sentono molto la Settimana Santa e in particolare a lei piace questo evento perché tutti gli attori saranno neri e Cristo, oltre ad essere nero, avrà anche le treccine. Ora Wanda, se tu dovessi descrivere Salvador de Bahia con poche parole ai nostri telespettatori, come la descriveresti? Oppure quali parole useresti? Salvador è una cidade encantadora, è la cidade da mistura e tem axé, energia. Salvador è incantevole, è un misto di tutte le razze ed è axé. Cioè chi viene qua viene proprio invaso da energia, da un'ondata di energia. Ok. Quindi salutiamo a tutti gli amici di Non Solo Miss. Dici, aspetta, no, qua lo devi dire. 3, 2, 1. Quindi Wanda dice che Salvador de Bahia è incantevole, è un misto di tutte le razze e asce, cioè trasmette energia. Wanda ora saluta tutti gli amici di Non Solo Miss. Ciao, Non Solo Miss. Così, Non Solo Miss. Ciao Wanda. Ciao. Oh, tá filmando, mas ela vai querer dinheiro. Isso é um exódio. Fica ballo, cultura. Sai surado no Muduca.
estava voltando para ele. Então, Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés. Você agora não sabe o que estou fazendo. Ficará sabendo mais tarde. Tu não vais lavar os meus pés nunca. Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Senhor, então podes lavar não só os meus pés, mas até as mãos e a cabeça. Quem já tomou banho só precisa lavar os pés porque está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se e perguntou: vocês dizem que sou mestre e senhor, e vocês têm razão, eu sou o Salvador. O servo não é maior que o senhor. Eu que sou o mestre, lavei os vossos pés. Vocês compreenderam o que acabei de fazer. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu, lavar os pés um dos outros. Amar uns aos outros. Quem souber praticar, então feliz será. Quem souber praticar, então feliz será. Também pediste que este teu exemplo se repetisse em nós, e que ao invés de nos fecharmos em teu santo templo, saíssemos lavando ainda outros pés. Na poeira das estradas desta vida, vem nossos pés lavar, tão doloridos. Vem, dai-nos mãos que acalmem a ferida dos que ainda longe estão de ti, perdidos. Senhor, que os nossos pés, assim lavados nas águas transparentes de tuas fontes, indiquem sempre a cura dos pecados e resplandeçam belos sobre os montes. Graça e paz. Amém.
Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Então, Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Antes que o galo cante, tu me negarás. Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. Pelourinho, centro storico di Salvador de Bahia. Qui nasce tutto, la cultura, la musica, l'arte e il ballo. Siamo capitati nel mezzo della settimana... Pelourinho, centro storico di Salvador de Bahia. Qui nasce tutto, l'arte, la musica, lo spettacolo e la danza. Siamo capitati nel mezzo della Semana Santa de Bahia. A tra poco le immagini dell'ultima cena. Rimanete con noi. Pelourinho, non solo... Allora, non solo Miss Speciale... Non solo Miss Speciale Brasile, siamo a Pelourinho, che non è solo un centro storico, ma è anche una delle più grandi attrazioni di Salvador de Bahia. Non mancano ristorantini, locali e bar. Continuate a seguirci. Non solo Miss Speciale Brasile, siamo a Pelourinho, centro storico di Salvador de Bahia, ma anche una delle più grandi attrazioni del posto. Non mancano localini, baretti e cose interessanti da fare. Continuate a seguirci. Facciamo l'ultima, è passata una persona dietro. Non solo Miss Speciale Brasile, siamo a Pelourinho, centro storico di Salvador de Bahia. Ma non mancano neanche le attrazioni per i turisti, localini, bar, ristoranti e tante cose interessanti da fare. Continuate a seguirci. Ah.
acarajé. Acarajé, cos'è? Questi qua una... è fatto di... che si fa? Si prepara un trigo, come si dice? Acarajé. Ecco, che cos'è quello là? È un pasto di fagioli. No, non tipo di... Tipico di Salvador. Tipico di Salvador. Di Bahia. Che succede? È un fagioli, è un pasto di fagioli. Bianchi con gamberi. Non è un piatto. Pasto. È un impasto. Di fagioli. È come se... E dentro mettono, tagliano e mettono... Donne brasiliane che cucinano per strada un tipico piatto baiano, ovvero una polpetta di fagioli ripiena di gamberi. Polpetta di fagioli. Una polpetta. Secondo me, un'opinione, poteva fare proprio di qua e poi andare a letto. Una delle più grandi caratteristiche di Salvador de Bahia, ma direi di tutto il Brasile, donne che cucinano per strada. Il piatto... Una delle più grandi caratteristiche di Salvador de Bahia, ma direi di tutto il Brasile, le donne che cucinano per strada. Questo è un piatto tipico che consiste in una polpetta di fagioli con gamberi e pomodorini. Io lo assaggio, Cioè, scherzo, non assaggio. Noi salutiamo adesso Pelourinho, ma il nostro viaggio continua. E ora purtroppo dobbiamo salutare Pelourinho, però il nostro viaggio continua. E adesso purtroppo dobbiamo salutare Pelourinho, ma il nostro viaggio continua, quindi continuate a seguirci. Facendo in effetti delle treccine. Aspetta, che colori? Rosa. Hola! Perfetto, Valencia. Valencia? Sì. Era in giugno a Valencia. Sì? Como é o menino que fala? Oh, que velho! Sorria que nós estamos na Bahia! Que bonitinho! Un altro momento tipico di Salvador de Bahia, donne brasiliane che fanno treccine ai turisti. Thank you.
cittadinanza. Copa, Copacabana. Il vicino riesce a usare una straniera. Ah, ma pure tu mo mu fai diventare famoso? E perché non lo sei già? Famo. Cioè sei fissa? Sei fissa di si scende lì e ci metteranno in un coppo o sei?